Fra le misure introdotte con la legge 107 del 2015, quella sulla chiamata diretta è stata certamente una delle più contestate, ma tutto sommato anche una delle meno applicate. In non poche circostanze, infatti, sono stati gli stessi dirigenti scolastici a rinunciare ad adottare la procedura, considerata farraginosa e persino poco efficace. Tanto che nell'estate scorsa sindacati e ministero siglarono un accordo che sospendeva la chiamata diretta per il 2018-19. Per il prossimo anno scolastico però si dovrebbe tornare definitivamente ai vecchi meccanismi della assegnazione delle sedi in base alla posizione in graduatoria. Questo almeno è quanto prevedono due disegni di legge all'esame della Commissione Cultura del Senato. Le due proposte arrivano dalla senatrice Bianca Laura Granato del Movimento 5 Stelle e dal senatore Mario Pittoni della Lega. Per velocizzare l'esame del provvedimento, la Commissione sta operando in sede deliberante. Questo significa che non sarà necessario trasmettere il testo all'Aula del Senato, ma basterà il voto favorevole della Commissione stessa. Ovviamente bisognerà poi che il disegno di legge ottenga il via libera anche dalla Camera. Oltre alla chiamata diretta, verrà cancellata anche la possibilità per le reti di scuole di predisporre progetti formativi che prevedono l'impiego del personale docente. Di fatto sarà quindi abrogata una norma prevista addirittura dal regolamento dell'autonomia del 1999 e per la verità mai applicata. Per rendere operative le novità è indispensabile comunque che il provvedimento venga approvato entro il mese di giugno. È vero che non si dovrà passare dal voto in aula, ma i tempi restano comunque molto stretti. Se la maggioranza ci riuscirà, un altro pilastro della riforma voluta da Matteo Renzi verrà definitivamente smontato. Noi continueremo ad occuparci di questo tema che sicuramente interessa molto i nostri lettori, quindi continuate a seguirci, commentate su questa pagina, sul nostro canale YouTube e continuate anche a leggerci nel nostro sito www.tecnicadellascuola.it.